Signori, benvenuti a questo salotto, in questo salotto, grazie, grazie sindaco, grazie assessore, siamo qua con due campioni della bicicletta da strada, è ora un neofita, è un grande campione, un campione anche ormai quasi a fine carriera, campione italiano 2006, più o meno, cos'era? 6-7-8. 6-7-8. Jader Zoli e Mirko Celestino, vincitore di un Giro di Lombardia, di una Coppa Placci, di un Giro dell'Emilia. Medaglia, Gran Premio d'Amburgo, giustamente, suggerisci anche. Medaglia di bronzo lo scorso anno, tre anni fa, e medaglia d'argento alla Marathon e campionati del mondo, giusto? E quindi medaglia di bronzo e medaglia d'argento. A quando la medaglia d'oro? O quest'anno o mai più, perché iniziamo a essere vecchiotti, eh. Spazio ai giovani, ho smesso da giovane su strada, 33 anni, mi sono buttato in questo mondo della mountain bike molto divertente. Adesso siamo arrivati quasi a 40 anni, diamo ancora un po' tiriamo ancora un po' di fuori un po' di grinta adesso, poi inizieremo a gestire una squadra di giovani. Secondo te Jader ce la fa a vincere il campionato del mondo di marathon quest'anno, Mirko, come spera, visto che te come esperienza ne hai da insegnare a questo giovane vecchietto qua? Beh, forse da insegnare a Mirko non c'è tanto, magari forse qualcosina nel mondo della mountain bike, visto che ha fatto una molto onorevole carriera su strada. Prima, quando elencavate le gare, io sono anche appassionato di strada e le gare sono di quelle che pesano. Infatti Mirko è un grande, lo sta dimostrando anche nella mountain bike. Sicuramente ha le capacità, gli auguro di avere la possibilità di potersi esprimere ai livelli che sa lui. Staremo a vedere, ecco. La differenza fra mountain bike e strada te l'avranno chiesta 1500 miliardi di volte, ma credo che fondamentalmente sia più un fatto di guida che non un fatto atletico. T'ho visto oggi un po' su quella gincana, fra le altre cose farei anche un complimento agli organizzatori di aver ideato questa gara di anticipo per domani. T'ho visto un po' imbranato su quella curva là, c'era quello zigo-zago, t'ho visto un po' fermo, come mai? Ma sai, sono gare che innanzitutto non si addicono alle mie caratteristiche. Io vado bene nelle lunghe distanze e lì riesco a entrare in gara chilometro dopo chilometro. Oggi mi hai visto anche abbastanza rilassato, perché sono gare che sto più attento a non cadere e a non rovinare la giornata che verrà domani, piuttosto che mettermi lì a lottare con questi ragazzi giovani che, da giovani i pericoli li vedi diversamente, alla mia età inizi a frenare un po' di più. E infatti ti ho visto durante il percorso, ho pensato cosa dirà, però dai, speriamo domani di farti vedere davvero di quello che sono riuscito a imparare da questo mondo. Io domani non ti potrò vedere perché sarò a commentare la Parigi-Roubaix, quindi però ti ho visto bene, mentre Jader l'ho visto più adatto, è proprio questo la differenza, ho visto proprio la differenza fra un biker e uno stradista, che ha sicuramente le qualità atletiche, mentre Jader era più a suo agio anche su questo percorso. Come giudichi questo percorso, così questa iniziativa degli organizzatori di fare questo, anche per poi i bambini, ci sono state tante cose collaterali a questa che domani sarà l'evento principale? Ma condivido assolutamente la scelta degli organizzatori e apprezzo lo sforzo che hanno fatto, e assolutamente riuscire ad avvicinare la mountain bike alla gente è la chiave attuale di questa situazione per quanto riguarda la mountain bike. E poi i bambini, è stupendo vedere dei bambini che si avvicinano a questo mondo. Siamo tutti consapevoli del fatto che su strada, mio malgrado, devo dire che il traffico la sta facendo da padrona, allora
a riscoprire un pochettino di più la natura, i parchi, stare in queste situazioni per i bambini è molto piacevole e fa piacere vedere dei bambini vicino a questo sport. Ecco, vederci correre su quel tracciato anche tecnico sicuramente ha fatto scattare qualche molla in questi bambini che speriamo un giorno si avvicinino a questo che secondo me è un bellissimo sport. Allora, pochi giorni fa siete andati a fare una corsa a tappe molto bella, anche importante, in Sudafrica, la Cape Epic, una corsa che si svolge praticamente su una settimana con una prova praticamente a coppie. E Jader ti è arrivato davanti, cioè, quindi intanto per incominciare. Ecco, poi io vi passo il microfono e ci dovete raccontare di questa corsa, che è una corsa particolare, una corsa unica anche nel suo genere. E praticamente ti passo il microfono, anche perché io non so niente di quella corsa, quindi sono curioso anche di sapere come è andata, come si è svolta la tua esperienza, e poi dopo sentiamo anche Jader della sua esperienza, che comunque mi sembra sia stata abbastanza buona, perché hai fatto un decimo posto, mi sembra, in classifica generale, che non è sicuramente un risultato da poco. Mirko. Sì, come esperienza è stata unica, è uno, penso, dei ricordi che mi rimarrà più belli di tutta la mia carriera, compresa la strada, che mi rimarrà dentro. È stata una vera avventura, è stata una gara molto selettiva e molto impegnativa, come dicevi tu, una gara a coppie, praticamente il tempo veniva preso sul secondo, dovevi sempre stare in compagnia del tuo compagno, anche se per caso ne avevi di più dovevi rimanere insieme, anche perché ci sono delle penalità se ti vedono staccato uno dall'altro. E io, sfortunatamente, più che io, il mio compagno ha avuto un virus intestinale a 3 giorni dalla fine, ha dovuto abbandonare la gara, e io l'ho portata a termine da solo, proprio per avere questa soddisfazione di dire: io l'ho fatta. Perché è una gara che, quando la porti a termine, tu lo sai benissimo, è come finire un Tour de France, anche se non sei in classifica, però quando arrivi è un'emozione unica. E organizzazione stupenda. È una corsa davvero da consigliare a chiunque pratica mountain bike. Certo, bisogna permettere solo perché è costosa, però è unica. Magari Jader, lui appunto ha detto che ha trascorso molto più anni di me in questo ambiente, ma penso che gare così, a quei livelli, ce ne sono davvero poche. Prima esperienza per Mirko, mentre per te era la prima o avevi già fatta ancora un'altra volta? No, anche per me era assolutamente la prima esperienza. Il mio compagno invece era la terza esperienza, era la quarta esperienza, a dire la verità, perché ha fatto 2 primi e 1 secondo. Il mio compagno è Roel Paulissen, il belga 2 volte campione del mondo, e appunto lui, in compagnia di Bart Brengens e di Jacob Fuchsland, ha vinto 2 Cape Epic, e in una ha fatto secondo, e stavolta è arrivato 10º, diciamo che il compagno scarso ero io in questo caso. E comunque sia, ho dato il meglio di me stesso, senza starvi a raccontare le varie vicissitudini. È veramente un'avventura, come ha detto Mirko, e anche se ho fatto magari qualche anno più di lui sulla mountain bike, mi ha dato comunque la soddisfazione di tagliare il traguardo, come ha detto Mirko, come non è mai stato per altre gare, perché è talmente impegnativa, è talmente difficile che te la meriti proprio, te la meriti fino all'ultimo metro. Adesso ancora non ho voglia di rimettermi in gioco su una gara del genere, chissà, magari fra qualche mese. Questo non sta a significare che voglio mollare, sta a significare per farvi capire che è talmente impegnativa che, insomma, c'è da pensarci bene. Ecco, quando sei alla partenza non è che dici vado a fare una passeggiata, lì vai a fare qualcosa di veramente importante, sia dal punto di vista emozionale che dal punto di vista proprio dell'impegno, perché è veramente impegnativa. Ecco, la cosa che mi dava più da fare era svegliarsi alle 5 della mattina tutti i giorni, però si è fatto.
Senti, eravate organizzati con mezzi d'appoggio, avevate un'organizzazione dietro, pur essendo una squadra di due persone, le tappe partivano presto, quanti chilometri erano più o meno le tappe di media, i percorsi sicuramente impegnativi, ma eravate appoggiati, insomma, il rifornimento, c'era qualcuno che vi assisteva durante il percorso o facevate tutto? Per esempio, foratura, come ti dovevi comportare? Allora, noi fortunatamente avevamo la forza dell'esperienza fatta da Paulissen degli anni precedenti, quindi ci eravamo organizzati abbastanza bene, direi. In più avevamo il contributo di Michele Leonardi, che è un ottimo meccanico. Da quel punto di vista lì, durante la gara eri lasciato a te stesso e al tuo compagno. Quindi c'erano diverse zone chiamate water point, dove lì avevi preventivamente mandato materiale, ruote, borracce, eccetera. Quindi tu arrivavi, ti prendevi la tua borraccia, ti prendevi eventualmente la tua ruota, eventualmente i tuoi attrezzi. E per il resto della tappa dovevi avere con te gli eventuali attrezzi o le cose che servivano. Ecco, quindi dalla partenza all'arrivo praticamente eri te e il tuo compagno. Andava programmato tutto prima e praticamente il lavoro grosso per noi era fare la tappa. Dopo la tappa partiva il lavoro per lo staff, quindi sistemare le biciclette, preparare, fare tutto quello, insomma, le cose più banali, perché quella gara si svolge in un villaggio proprio di tende e camper. Un villaggio veramente attrezzatissimo, non ti manca niente perché c'è veramente di tutto, dall'area relax ai massaggi, a tutto, però sei all'aperto, sei in tenda, sei in camper, quindi non hai le comodità dell'albergo, ecco, però sì, si fa, ecco. Quanti partecipanti, quante coppie eravate a questa Cap Epic a Cap Town? 600 coppie, se non sbaglio, no? Sono 600 coppie, 1200 corridori, e non so quanti possono averla portata a termine. Parecchi, però. Ho visti tanti fermarsi strada facendo, o per cadute, o per problemi intestinali, o perché davvero non sono riusciti ad arrivare alla fine. E, guarda, ero là e c'era Udo Bolz, c'era Alsenbacher, che sicuramente conosci, erano là anche loro. Dopo la prima tappa ci siamo visti e ci siamo detti, abbiamo pensato tutti la stessa cosa. Volevo vedere qualche corridore su strada fare la prima tappa di oggi, è stata davvero una cosa massacrante. Io sono arrivato all'arrivo, ho guardato il mio compagno e gli ho detto, se sono tutte così me ne vado a casa prima, perché davvero, davvero, abbiamo fatto tanti chilometri anche a piedi, c'era parecchia sabbia. Però è quello il bello di questa gara, perché è unica, queste condizioni le trovi solo lì. È un po' come andare in Belgio, no? Sì, beh, certo, noi andavamo in ritiro in Sudafrica a preparare la stagione ciclistica su strada, vabbè, c'erano anche probabilmente le scimmie, perché sicuramente noi le trovavamo sulla strada, immagino che nei boschi o comunque negli sterri dove eravate voi c'erano anche da far conto anche con gli animali, perché poi le scimmie lì sono anche abbastanza cattive. Sì, anche questa è una cosa bellissima di questa gara, un particolare bellissimo, appunto, che sei sempre a contatto con gli animali, spesso ti trovi animali che ti attraversano la strada, scimmie, e per dirtene una, prima tappa, una delle coppie favorite era la Catta con, mi ricordo, un tedesco. Prima discesa gli ha attraversato un antilope, lui l'ha presa in pieno, si è rotto una clavicola, ha abbandonato la gara. Sono gli inconvenienti anche di questa gara. Beh, noi in gergo si dice quando ti prende la scimmia anche perché sei in crisi, no? Però credo lì ha preso l'antilope, che è anche peggio. Comunque credo che sia stata una bellissima esperienza. Ma quanto duravano, cioè a parte le tappe, i chilometraggi delle tappe quanto erano di media? Ma la media sarà stata attorno ai 90 km, c'erano tappe da 145, 120, poi dopo dagli 80 ai 100, a parte la prima e l'ultima che era un prologo. Prologo su strada di solito è dai 7 ai 10 km, mountain bike è 20, 23.
È un po' strano. L'ultima tappa era una cinquantina di chilometri, fate conto la Gran Fondo di domani, e lì era la tappa tipo i Champs-Élysées del Tour de France. E è impegnativo. La cosa che finché uno non va lì in Sudafrica, magari noi abbiamo beccato la decima edizione che l'hanno voluta fare abbastanza strong proprio, ma è il fondo. C'è un fondo che qui in Europa non esiste. Sabbia, polvere, sassi, ma tanti sassi, ma sassi grossi. Quindi è lunga arrivare all'arrivo trovando tutte queste asperità, fiumi, animali, insomma c'è da fare. Come dicevo prima, è talmente bella e impegnativa che poi ti dà una soddisfazione enorme. E quindi giustamente, come hai sottolineato, Jader, la sollecitazione dal mezzo meccanico è sensibilissima, quindi lì avevate anche un kit, cioè avevate portato anche del materiale di scorta, delle riserve, biciclette, quante biciclette avevi a disposizione, oppure forcelle, penso ruote anche, eravate attrezzati anche in questo senso? Assolutamente sì, avevamo il materiale necessario nell'eventualità si verificasse un problema serio. Io devo dire che sono molto contento che il progetto al quale ho contribuito con Torpado ha portato a termine la Cape Epic brillantemente, quindi per me è una doppia soddisfazione perché ho fatto una gara delle più dure al mondo con la bicicletta che ho contribuito direttamente a sviluppare. E ci vuole anche fortuna, è ovvio, questo fa parte del gioco, però è una gara che serve anche, chiamiamola come test, perché è talmente estrema, porta talmente all'esasperazione ogni componente. Infatti il meccanico ha avuto tanto da lavorare perché la polvere, come potete immaginare, si infila dappertutto, quindi tutti i meccanismi, tutte insomma le cose delicate della bicicletta dovevano essere poi rimesse ad hoc. Non dico che ogni giorno la bicicletta veniva ristravolta e rimessa nuova, ma quello faceva parte della Cape Epic. Mi giravo, guardavo anche gli altri team e vedevo le stesse dinamiche, quindi faceva un pochettino parte di tutti. E nel villaggio la sera, quando arrivavate dopo la tappa, birra, cioè danze, c'era tutto. No. C'erano quelli che arrivavano parecchie ore dopo di noi, sì, che si divertivano di più sicuramente. Anzi, tanti notavo che arrivavano dopo la tappa, dopo 10 ore, neanche si cambiavano, venivano sotto il tendone a bersi la loro birra. E noi, sai, se era un team un po' più con diverse ambizioni, allora, solita vita d'atleta, aspettavi alle 6 che aprissero il pasta party, andavi a mangiare, poi facevi due chiacchiere, a dormire presto, perché come ha detto Jader, alle 5 la sveglia, c'era un signore con la cornamusa che passava in tutto il villaggio a svegliare, alle 7 partenza, si partiva molto presto appunto per cercare di limitare un po' le ore più calde, e noi in media dalle 4, 5 ore e mezza, 6 a tappa, finivamo tutto, ma la tappa più lunga dove noi ci abbiamo messo circa 6 ore, mi ricordo che alle 6 e mezza sono andato a mangiare alla sera, cioè dopo 12 ore quasi, e arrivava l'ultima coppia. Immaginati che grinta che hanno anche questi amatori alle nostre spalle. Beh, sicuramente sono esperienze bellissime. Io ti chiedo la cosa che ti ha colpito di più, quello che ti è rimasto, che ti porti dietro, dentro, dopo questa esperienza che hai fatto in Sudafrica. A parte che Sudafrica già è una terra piuttosto magica, perché già di per sé stesso anche il solo stare sul territorio sudafricano è fantastico, c'ha un sapore, un qualcosa che non so se sei d'accordo, ma ti rimane qualcosa. Ecco, cos'è che ti è rimasto più impresso, quello che ti porti di dentro, il più bel ricordo, al di là del fatto che tu abbia finito la corsa, e questo è sicuramente un bel ricordo, però ecco, un qualcosa, un particolare che ti è rimasto più impresso. Allora, parlando della popolazione, sono rimasto davvero sorpreso che chiunque sapeva che noi eravamo là a fare la gara. Mi è capitato di trovare gente che usciva dal lavoro con la valigetta e la cravatta da questi grattacieli in città,
E noi eravamo in giro con le nostre mountain bike a farci le nostre girettine in mezzo alla città e tutti ci dicevano good luck Cape Epic, no? Buon viaggio per questa gara. E questa è stata molto, molto bella perché qualsiasi persona sapeva che c'era questa gara. Infatti poi entrando nel vivo, proprio nel cuore di questa organizzazione, ho capito perché. 3 elicotteri tutto il giorno, riprese televisive uniche e poi tutto l'organizzazione. E invece il più bel ricordo per quanto riguarda da corridore in questa competizione è stato proprio l'affiatamento che giorno dopo giorno hai col tuo compagno. Io ho potuto poi passare dei momenti molto difficili con questo ragazzo che è Luca Ronchi, in squadra con me, un ragazzo molto giovane di 24 anni, ha sofferto davvero gli ultimi 2 giorni prima del ritiro come davvero una bestia. Io non mi vergogno a dirlo, mi sono messo a un certo punto dietro di lui, mi veniva da piangere perché capivo che questo ragazzo voleva portare a tutti i costi questa tappa a termine proprio per cercare di arrivare all'arrivo. Ormai avevamo capito che per noi la classifica era andata, però sto ragazzo non voleva mollare anche per non deludere me, perché è un ragazzo che ho voluto fortemente io in squadra, e lui continuava a dirmi chissà come si arrabbieranno gli sponsor, oppure mi dispiace per te che non potrai portare a termine come coppia questa gara. E io ho detto ma guarda, talmente stai male, ha un cuore grande questo ragazzo, perché nonostante quello che stava passando, che si fermava 3-4 volte a tappe e andare al bagno, perché era conciato malissimo, nonostante questa sofferenza lui pensava agli altri, e questo secondo me è un segno di molta umiltà. Mentre per te Jader, quello che ti è rimasto impresso, quello che ti porti come prima esperienza, però insomma già hai un po' detto ci penserò un po' prima di rifarne un'altra, ma qualcosa ti sarà rimasto anche di bello, di positivo? No, assolutamente, io mi riferisco al fatto che è una cosa talmente impegnativa che non è che vada messa lì come si vado a farmi un giro in Sudafrica, una cosa che chi l'ha fatta sa che va ad impegnarsi seriamente per 8 giorni. E l'esperienza è stata secondo me agli estremi, sia del bellissimo sia del non dico bruttissimo ma difficilissimo, perché bene o male ogni coppia secondo me ha vissuto dei momenti chiamiamoli drammatici e di difficoltà, chi più chi meno, magari come hanno vissuto loro, ma anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà. Però per contro ci sono state delle gioie bellissime, delle emozioni grandissime, come tagliare il traguardo, come magari noi siamo riusciti a raccogliere, diciamo, le briciole, abbiamo vinto 2 traguardi parziali, ogni tanto siamo riusciti a reagire, a farci vedere abbastanza coi primi, quindi diciamo che abbiamo fatto una dignitosa performance. Sicuramente il gruppo, avevamo una squadra con Leonardi, con Ingrid, con Francesca, con Roel, ci siamo molto legati, queste cose qui uniscono, ci siamo sempre divertiti, episodi di discussioni veramente, anche se la situazione era molto stressante, non ce ne sono mai stati, quindi da quel punto di vista è stato molto bello, è un ricordo che me lo porterò tutta la vita con me. La sofferenza unisce sempre, no? Perché anche quando siamo nei gruppetti, il gruppetto, insomma, visto che è una, ormai è luogo comune, è una parola praticamente usata un po' anche all'estero, il gruppetto di solito sono quelli che si sono staccati, fanno più fatica e unisce sempre di più. Beh, comunque, grazie delle belle cose che ci avete raccontato, però c'è una corsa domani, dopo tutte le sofferenze, tutte queste fatiche, dopo questa cosa che vi siete portati qua, avete messo anche un po' di condizione sicuramente. E allora, prima Jader o prima Mirko, chi vince domani, dai? E poi soprattutto il percorso, credo che sia un percorso molto veloce, è un percorso che comunque rispetto alla che pecchi, Epic, fate una passeggiata, insomma, passatemi il termine, ma insomma, domani chi vince, Jader? Ma mi piacerebbe uno dei presenti, sicuramente mi farebbe vero, però bisogna ricordarsi che ci sono altri corridori molto forti e sicuramente agguerriti.
Sicuramente chi è uscito dalla Cape Epic bene avrà un po' di condizione. Adesso siamo appena usciti, magari qualcuno si è riposato un pochettino di più, chi un pochettino di meno, sarà un attimino da verificare la condizione. Comunque ecco, non è da sottovalutare sia il lotto dei partenti sia il percorso, perché non è che adesso siano tutte passeggiate, anzi sempre correre in mountain bike è sempre dura, comunque ce la metteremo tutta. Allora Jader ha detto uno dei due vince. Te oggi ti sei riposato, perché l'ho visto proprio chiaramente, hai fatto di tutto per non volevi nemmeno andare in finale perché le studiavi di tutte, poi ti è cascato quello davanti e d'altronde ci sei andato, insomma hai risparmiato la gamba, quindi tutti dicono il favorito numero uno sei te. Siccome hai vinto, cioè, dico una su tutte perché per me vincere Lombardia credo che sia da corridori veri, grossi, rapporto strada mountain bike è diverso, completamente diverso, però insomma non ti puoi togliere dal pronostico, perlomeno insomma, però chi vince insomma, ce lo vuoi dire o no? Vinco io domani. Ecco, con la 27 e mezzo, bravo. No, sono venuto qua per vincere, con tutta la fatica che ho fatto alla Cape Epic, sono andato giù là apposta perché ormai allenarmi a casa inizia a pesarmi, ho detto mandatemi giù là 10 giorni in mezzo al nulla dove posso fare il corridore, così è stato, sono uscito bene, mi sento bene. So, come ho detto prima, sono venuto qua per vincere, poi certo, come ho detto Jader, siamo in tanti domani, pensavo di venire qui, ho detto vabbè andiamo là che non c'è nessuno almeno, e invece tutti qua, sono tutti qui, questo mi rende, anzi tira ancora fuori un po' più di cattiveria e via, domani comunque sarà una bella lotta, dai. Allora, nella platea, che devo dire che non è un po' scarna, però ci sono dei tecnici, volevano sapere le ruote domani, perché voi due mi sembra che siete tutti e due corridori che correte con le 27 e mezzo, queste vituperate ruote, ancora non si sa bene, le aziende ci credono o non ci credono, 29 o 27, è chiaro che è inutile che vi chieda la preferenza, perché partite col 27 e mezzo, quindi meglio le 27 e mezzo, però insomma... Perché le aziende, cioè, ancora non hanno preso campo, o meglio, ci sono alcune aziende ci hanno creduto, hanno fatto qualche modello, uno, due, così, da 27 e mezzo, e le altre hanno proseguito col 29. Si parla di circonferenza delle ruote, ovviamente per chi non è esperto o comunque per chi non conosce questo campo, ma siccome Chiucchiolo, che è un esperto e fra le altre cose ha tenuto a battesimo il corridore che poi ha vinto lo sprint oggi, te l'avevo anche detto, però insomma voleva sapere, ecco, insomma, qualcosa di più su queste ruote, i vantaggi che possono avere soprattutto, e lo chiedo a Jader che è quello forse più esperto, o comunque i vantaggi che ci sono nel 27 e mezzo visto che voi avete fatto questa scelta. Allora, ho avuto la fortuna di conoscere Tom Ritchie in Sudafrica, era nel camper di fronte a noi e c'è stato un bel siparetto con Leonardi una sera a sistemare la bici di Ritchie. Ci spiegava che la prima mountain bike, Ritchie è stato uno dei primi assieme a Gary Fisher a fare la mountain bike, quindi negli anni 80, sì. E questi signori americani hanno fatto partire il mondo della mountain bike che... è esploso, perché secondo me è veramente esplosa la mountain bike a livello mondiale, e ci diceva che la prima mountain bike sua era una 27 e mezzo, infatti lui gareggiava con una 27 e mezzo biammortizzata e con il carrone posteriore lunghissimo, aveva una bicicletta diciamo non di ultimo grido. Infatti uno si aspetterebbe che Tom Ritchie gareggia con un aereo, invece aveva una bicicletta molto vintage, diciamo. Comunque 27 e mezzo, assolutamente tutto ritorna alle origini, questo è un ottimo compromesso,
unisce reattività, leggerezza, geometrie forse ottimali e agilità, sfruttando poi quelli che sono un pochettino i principi vantaggiosi della 29, quindi maggiore impronta a terra, diametro, la ruota più grande che aiuta il superamento di ostacoli come sassi, buche, eccetera. Ovviamente la 29 ha la sua ragione di esistere, è ovvio, dopo fa parte delle scelte, ecco, magari chi vuole una bicicletta più reattiva, più pronta, si sbilancia sulla 27,5, chi invece preferisce una bicicletta che va meglio sul passo, che perdoni un pochettino le asperità, che dia più stabilità, la sua bicicletta sarà la 29. Vorrei anche ricordare che io e Mirko ci confrontiamo su queste cose dal punto di vista come vai, come ti trovi, ti piace, e l'anno scorso durante una gara che eravamo magari non nelle posizioni di avanguardia, ci eravamo scambiati un paio di opinioni su questo nuovo standard e bene o male ci siamo ritrovati su quello che avevamo bisogno noi, che sono le caratteristiche di una bicicletta come la 27,5. Mi sembra che sia stato esaudiente, molto, e comunque Mirko Celestino e Iader Zoli domani faranno questa corsa col 27,5 e tenteranno sia l'uno che l'altro di vincerla, e quindi farei un bel applauso e un bocca al lupo a questi campioni che ci hanno anche allietato questa serata, questo. E ora tutti a prendere l'aperitivo o no? No, niente, no, si può, benissimo. Buonasera a tutti e grazie dell'attenzione. E con questo saluto tutti. Io domani vado a fare una telecronochina, tipo vado a fare 4 ore di Parigi-Roubaix su Eurosport, ovviamente. Grazie.